verso il più bello. Cosa ci fanno due mille piedi abbracciati? Che ti fanno? Una cerniera! Eccoci qua, ben ritrovati, facciamolo questo applauso all'aperto, ci siamo spostati, siamo nel cortile dell'antica masseria Morrone perché a questo punto di Piglia la Puglia è il momento di presentare le merende alternative agli snack confezionati, è una campagna di Piglia la Puglia, dare la possibilità a tutti quanti voi di conoscere anche dei modi diversi, alternativi di fare lo spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio. Qui non c'è che l'imbarazzo della scelta perché da Fasano e da Cisternino hanno portato delle cose buonissime. Cominciamo con raccontare le cose buone di Fasano. Cominciamo di qua, guarda, questi sono meravigliosi. Sono? Fichi secchi. I fichi secchi, che questi tre o quattro di questi danno l'energia giusta e siccome sono tutti zuccheri naturali non fanno neanche ingrassare se consumati da soli, vero? Sì. Poi invece qua andiamo un po' di più, insomma, sul pesantuccio no, però sul sostanzioso. Cosa sono questi? Ciambelline fritte. Ciambelline fritte ricoperte di zucchero, avete portato di due varietà, una un po' più grande e una un po' più piccola. Lei quale preferisce delle due, Ludovica? Entrambe. Entrambe, risposta giusta. Poi abbiamo invece questi dolcetti tipici. Ficazze fracide. Come si chiamano? Ficazze fracide. Le ficazze fracide, eccole qua, che sono ovviamente imbottite, ripiene di? Marmellata. Marmellata di? Cotogne e albicocca. Ecco qua, buonissime. Complimenti veramente. Tanto adesso queste merende ce le mangiamo tutti mentre diamo la linea a Ilaria. E, da questa parte invece per Cisternino, ecco, si sono proprio lasciati andare perché cara Caterina avete davvero riempito il tavolo di tantissime cose buone. Lei è la signorina? Elena Semeraro. E allora Elena ci racconti che cosa ci avete portato? Cominciamo di qua, vedo che c'è del pane con dei pomodori, d'olio, questa è la merenda classica. Sì, pane e pomodoro, un po' di olio e sale. E che magari anche abbrustolito il pane viene fuori una cosa paradisiaca alla faccia degli snack e delle merendine confezionate. Andiamo avanti, seguiamo il percorso. La torta di mele. La torta di mele. Che è fatta dalla farina, dallo zucchero, dal latte, dall'olio e dalle uova. E dalle uova, ecco qua, che sono alcuni ingredienti che ritroviamo anche qui sul tavolo e che poi tra l'altro volendo si può fare anche merenda con un frutto, la mela è indicatissimo addirittura. Tempo fa si faceva proprio, era bellissimo, perché si faceva un buchetto sopra, sotto e si faceva merenda succhiando l'uovo, che secondo me è una di quelle esperienze che tutti dovrebbero provare. Abbiamo mostrato tutto, vero? Allora, prima di passare all'assaggio collettivo, perché qua si parla ma l'acquolina in bocca è fortissima, prima di passare, dicevo, a buttarci tutti sul tavolo, rispettate gli anziani, diamo la linea a Ilaria che ci farà conoscere le cose buone dell'antica masseria Morrone. Entriamo nelle cucine della masseria e la cuoca, il cuoco, non lo so, insieme ad Ilaria ci faranno gustare questo piatto, gustare televisivamente, questo piatto prelibato. A te la linea, Ilaria! Antonio, oggi sono proprio felice perché oggi il piatto tipico della masseria Morrone è uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Sento già il profumo. Isalba è con me e la cuoca, mitica cuoca, da stamattina, dillo solamente per me cosa stai preparando? Fave e foglie. Si può cucinare la cicoria, ma la verdura più indicata è il tarassaco, chiamato in dialetto sunese zagnone, che è questo che vi mostro. Verdura campestre raccolta questa mattina, freschissima. Buono, tutte robe genuine. Gli ingredienti del piatto base. Allora, intanto le fave secche sgusciate. Poi le patate, bisogna ammollare le fave secche sgusciate per una mezz'ora prima dell'inizio della preparazione del piatto. Poi vanno miscelate così nell'acqua con le patate tagliate a tocchetti medi. Di fondamentale importanza per la riuscita del piatto è la proporzione tra le fave e le patate. Più o meno è una patata piccola con un pugnetto di fave a testa. Assaggio. Gusta. Allora Antonio, do a te la linea perché la mia nostra amica è impegnata. Eccoci qua, siamo ritornati nella postazione gioco. Siamo andati a fare merenda fuori all'aperto in questo meraviglioso posto. Abbiamo visitato anche le cucine dell'antica masseria Morrone
con questo piatto davvero appetitoso, fave foglie, così si chiama. Adesso siamo pronti per gli ultimi due giochi, il primo dei quali si chiama... Acqua in bocca. È quello che stavo dicendo io, acqua in bocca! Come dire, questo è un gioco richiesto a furor di polipo. Niente. Allora, questa è la domanda che sto per farvi. Mi dite qual è quel pesce a basso tenore calorico che contiene sali, minerali e vitamine e che è eccellente se preparato al forno o alla griglia e di cui esemplari più piccoli vengono chiamati... Questa è la chiave di volta. Vengono chiamati gli esemplari più piccoli... Agostinelle? I-O. Niente, prima si prenota e poi... Vito ha fatto prima Caterina. Aspetta, vediamo qual è un pesce, naturalmente, acqua in bocca, è a furor di polipo, è un pesce che, è a furor di polipo, non è un, può essere di scoglio, la cozza è quando uno non si veste bene, altra cosa, non è vero, la cozza, questo invece è la inizia per... La triglia. Potrebbe essere anche... La triglia. L'hai detto tu, non l'ho detto io, eh? Può essere la... La triglia, dai! Quindi, a tavola, non lasciatevi andare sempre solo alle solite cose. Provate ad assaggiare il pesce, specialmente quello del Mediterraneo, dell'Adriatico. È un pesce buonissimo. Molti ragazzi vivono male il rapporto... Lei mangia pesce? Un po'. La verità, non moltissimo, vero? Poco. La sua squadra, voi fate con la testa, ma chi mangia pesce della squadra alzi la mano? Meno male. Da questa parte, lei mangia pesce? Sì. Possibile? Bravo, quello contiene il fosforo, perciò lei è così dotato e intelligente. Sì. Voi mangiate pesce? Sì. Sì, bene, di solito invece c'è qualcuno che lei è un no. po' più... Lei no? Lo mangerà, stia tranquillo. Dopo questa puntata prometta che assaggerà una bella triglia al cartoccio. No. Promesso? Niente, no, questi sono proprio ostici questi di Fasano. Vabbè, vorrà dire che l'assaggio io, che a me mi piace la triglia. E siamo pronti per il prossimo gioco. L'ultimo gioco della puntata. O la va o la spacca. Ultimo gioco della puntata. Chi prevarrà? Chi sarà il vincitore di questa puntata di Piglia la Puglia? La squadra di Fasano o la squadra di Cisternino? Grazie. Ognuno fa il tifo per il proprio istituto, ma così non sarà. A vincere sarà solo una compagine. Vediamo un po'. Prima domanda. Le scarcelle? Sapete cosa sono le scarcelle, no? Le scarcelle. Ve lo dico io. Le scarcelle sono un dolce caratteristico pugliese. Solitamente in che periodo vengono preparate? A Natale, a Carnevale o a Pasqua? Beh, Pasqua. A Pasqua, dai! E poi la prima cosa che uno si mangia della scarcella qual è? È l'uovo perché è messo là in bella vista, l'uovo che è il simbolo della vita, uno prende e se lo mangia, è l'uovo sodo che è buonissimo. Seconda domanda, il torchio è un attrezzo usato per lavorare la terra prima della semina, tosare la lana agli ovini col torchio, oppure pressare le uve per ottenere il mosto? Pressare l'uva per ottenere il mosto. Come si fa? Vito, come si fa? Si fa così. Silenzio, scusate. Allora il torchio si prende. Allora, il torchio, mediante la pressione sugli acini e sui raspi, continua a fare la pressione. Faccio così, che capito? Quello così. No, proprio così il torchio. Non lo so fare. Non deve girare lei, deve girare le mani del torchio. Facciamo insieme, si metta qua, questo è il torchio, qua stanno tutte le uve e i raspi dell'uva. Noi dobbiamo girare, dobbiamo pressare. Pressi, così, ecco qua. Continui a farlo. Mediante la pressione
degli acini dei ro- consente la fuoriuscita. Vada, vada, stancando. Sta facendo, vai. Con, vada, consente la fuoriuscita del mosto che viene raccolto in un recipiente a parte. Vada a parte, vada a parte, vada a parte. Vada, arrivederci. Venga qua, dove va? Venga qua, venga qua. Ecco qua. Questo è il torto che vi abbiamo mostrato io e Vito. Terza e ultima domanda. Dai vigneti ostuni DOC si ottengono due tipologie di vino a cui corrispondono altrettanti colori. Quali? Aspetta. Il bianco e il rosso. Il bianco e il rosato o il rosato e il rosso? Bianco e rosso. Bianco e rosso dice lei? Bianco e rosso dice lei? Beh, io bianco e rosso. Chiedo scusa. Com'è che si chiama? Chiedo scusa, ha sbagliato. Ha sbagliato, non è bianco e rosso. Bianco e rosso. Bianco e rosso. Bianco e rosato. Bianco e rosato. E può capitare. E può capitare anche ai geni come Vito di avere un momento d'impasse, un lapsus linguae, atque mentis, dicevano i latini, che vuol dire? Niente, un errore. Di fare un errore e quindi di non riuscire a dare la risposta esatta. Devo dire però una cosa, che gli istituti di oggi sono stati all'altezza della situazione, sono stati simpaticissimi e quindi io propongo un ultimo grande applauso per l'Istituto Bianco di Fasano e per l'Istituto Manzoni di Cisternino. Dobbiamo passare qui la mano alla proclamazione del vincitore e quindi ufficialmente io dichiaro istituto vincitore di questa puntata. Ta-ta! Ta-ta! Ma che? Hanno vinto entrambi! Evviva! Complimenti! Grazie veramente per la partecipazione. L'appuntamento alla prossima con Figlia alla Puglia. Mangiate sano e come si dice, buona crisella a tutti! Arrivederci!